Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere qualche immagine di un giro che ho fatto circa 3-4 giorni fa. Sono andato ai Monti Pelati con i miei amici Gioele De Cosmo e Matteo Berta. Matteo è uno dei più forti enduristi in Italia e quindi gli ho chiesto se gli andava di fare un giro con me. E abbiamo pensato ai Monti Pelati perché è una zona completamente libera dagli alberi, è una zona aperta. Oggi è una giornata di sole, in realtà quando siamo andati era parecchio nuvolo. E alle 6 già era quasi buio. Abbiamo schivato l'acqua, ci siamo fatti un sacco di salti, un sacco di paraboliche, un sacco di doppi. E quindi in questo video vi faccio vedere un po' quello che è il riassunto della giornata, un po' lo spirito con cui affrontiamo queste giornate di tecnica. Detto ciò, vi faccio direttamente vedere il manico che è Matteo. Spero che il video renda, anche se sono sicuro che tornerò più avanti per portarvi delle immagini migliori, magari con una luce tipo quella di oggi. Vi lascio alle immagini del video. I think the girls with their nails done now. Non siamo usciti in notturna, ma è praticamente buio. Adesso siamo usciti allo scoperto. Minchia, quel bosco maledetto c'è. Eh? Sì, la combo oscura. Veniva a togliere gli occhiali. Adesso saliamo ancora un pezzettino e ci buttiamo nei single track delle compressioni. E andiamo verso all'endurista Matteo Berta. Yes. Cosa non si fa per non sporcarsi? Berta! Dove sei? Monti Pelati. Paesaggio top. Grand Canyon, Red Bull Rampage, 2020. Il fottuto Grand Canyon non ci ha preso. Ora, che figata. Tanta roba, eh? Basta. Siamo sull'ultima rampa per prendere le compressioni. È ora di presentare quello che va in discesa. Matteo Berta. Adesso ti fa vedere come ti va in discesa. Se riusciamo a superare. Prima mi attacco a lui in salita. Questa cosa qua. Prima mi attacco. Guarda qua, c'è il terzo che è venuto sopra. Eccolo, è venuto a trainarci. Vai. Siamo pronti a fare il pistino delle compressioni. Ok, va bene, ok. No? Vabbè, partiti. Porca! Vabbè, subito traversone sulla radice. Mamma mia. Thank you.
Ma quanto va? Seguimento di Matteo Berta. Tipo non arrivare tanto dritto così che poi pigli la curva secca, cerca tipo di allargarlo già prima. Allargarlo un po'. È vero, allargarlo, perché se la stringi esci lento. È non vero. Troppo in anticipo, sì. Perché all'inizio c'è quel tronchetto, quello non prendetelo, passate a sinistra. A sinistra. Seguimi, passo a sinistra. Poi mi allargo un pelo così. Ok. Vai, vai, oh, va dai, bene. Oh, piuttosto arrivo corto. Oh, al massimo. Sì, al massimo arriviamo un po' cortini. Non ti nel posto come gli argentini a Casella. Io boom. Corto. Occhio al ramo qua, vole. Porca! E poi dopo mi butto giù, sì, verso sinistra. Basta che lì quando tagli che falmo un trucco fai un attimo così. Ah, c'è un buco dietro. Ah sì, lì c'è un po' un buco. Devi tagliare tanto in qua. Le. Se taglio proprio staccata la siepe. Bene, giornata finita, sono quasi le 9 di sera. E, ci siamo sparati alla fine delle compressioni due volte complete praticamente, pelati anche due volte. Matteo è un fuoriclasse, discesa è un fenomeno, oggi ci ha praticamente ci ha aspettato, perché sennò i video non venivano, venivano con noi che riprendevamo il nulla, ci ha fatto chiudere un po' di doppi che fatichiamo sempre un po' a chiudere, con la mia bella full. E se vi va di vedere un video in futuro su questa bici, fatemelo sapere nei commenti. Io come sempre vi saluto. Fate un saluto! Un saluto a tutti i miei iscritti! Beh, iscrivetevi al canale, fate un like. Seguitelo su Discrezione! Seguitemi! Bene, quindi spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo prossimamente con grosse novità. In particolare un ritiro in una delle zone più belle d'Italia, dove spero di portare tanti bei contenuti a voi e a tutti quelli che mi seguono. Ciao belli! Fine serata, dopo i Monti Pelati ci aspettano tre Knuse, tre belle pizzettine.